Un suggestivo percorso enogastronomico per le vie del centro di Rocca d'Arce che ha richiamato centinaia di visitatori. Mercoledì sera è andata in scena la 13ª edizione della Festa delle Antiche Tradizioni. È un paese, devo dire, intero in movimento in questi giorni. C'è tantissima presenza, in questi anni abbiamo sempre di più affinato questa manifestazione. Noi riteniamo soprattutto come amministrazione comunale, ma come associazioni, che è fondamentale per i piccoli comuni soprattutto riscoprire queste antiche tradizioni, questi antichi mestieri che poi non sono altro che le origini della nostra sociaria, della nostra gente. Un evento che punta a rivitalizzare la tradizione del folklore rocchigiano e al contempo dare slancio all'economia del paese. È importante sostenere queste iniziative. Ora, nei prossimi mesi a Rocca d'Arce noi faremo anche un focus su come la regione sosterrà gli sforzi del sindaco e dell'amministrazione comunale, sulla programmazione europea, su un impegno più diretto della regione, oggi che abbiamo la possibilità di tornare a fare investimenti. Tra gli appuntamenti che hanno animato la serata, la mostra di Salvatore Nota, artista originario di San Giovanni in Carico, ma conosciuto in tutta Italia per le sue pitture ad olio e ad acquerello. Tra una mostra e l'altra, in via Margutta e piazza Farnese, tazze, piazza storica di Roma, sono approdate qui a Rocca d'Arce e sono state inserite nel programma culturale e ricreativo dell'estate di Rocca d'Arce. Un evento che si è concluso con il consueto rito della signora, un grosso fantoccio di cartapesta raffigurante una signora bruciato in piazza Federico Lancio, accompagnato dai balli e dai canti dei presenti, un rito ormai antico che sancisce la chiusura dell'estate. Questa è la terza volta che veniamo, è una bella serata, una bella tradizione che si ripete ogni anno. È una bellissima festa, ecco, abbiamo assaggiato un vino bianco buonissimo e adesso andiamo a provare i gnocchi. Di tante sagre che ho fatto, questa fantastica, ci piace tanto. Venite, e il vino ottimo. Si sta bene, si mangia bene, benissimo. C'è bella gente e speriamo che sia sempre così.